Ciao amici, avete chiesto le tortelli di zucca? E tortelli di zucca sia, va bene? Allora, zucca, per i tortelli uso questa, si chiama violetta. Non è violetta, ma si chiama violetta lo stesso, va bene? Io questa è quella di Alessandro, quindi è buonissima, però una zucca è una zucca. Allora, questo l'avevo già staccato perché è un po' difficoltoso, ma subito subito si toglie il gambuccio, il gambetto lì, quello lì. Dopodiché vada bene che io adesso la faccio, parto con la zucca cruda perché io faccio così, però la vendono già anche cotta volendo, non sarà buona perché come la cuoci te non c'è niente da fare, però insomma volendo si può fare anche quello. Taglio dei pezzi che siano grandi, grandi a sufficienza, perché dopo lo vedremo nel pulirla, tutta la parte esterna finisce per non essere adoperabile. Meno ne fai di pezzi meglio è. Guarda, una volta che l'hai tagliata tutta la metti in una teglia. Adesso se non la vuoi mettere in una la metti in due, ma non c'è bisogno, tanto non cresce, non cala, non fa proprio niente. La metti dentro forno statico o ventilato, cambia poco, 190 gradi per bei 50 minuti. Vedi che farà tutta la crosticina, ma la vedremo dopo come esce dal forno. La metto dentro, ho detto 50 minuti, 190 gradi. Ecco qua. Allora, una volta cotto, chiaramente lo fai raffreddare. Allora, vedi com'è bello cotto, tenero e non ha fatto acqua, perché se tu lo lasci bene in forno, dell'acqua non ne fa poco e niente, capito? Poi cosa fai? Perché non abbiamo tolto prima i semi? Perché viene tolta tutta questa parte, vedi? La pellicina sopra, non tutta, perché è buona, solamente se ce n'è della molto cotta. E tieni la polpa, togli i semi, se c'è qualche filo brutto, e togli la polpa. Ecco qua. Dopo cosa fai? Pesi la polpa e, tanto lo vedi questa, quando la schiacci con la forchetta è più che sufficiente, non fare delle poltiglie, passo, non ripasso, va bene così. La pesi in funzione del suo peso. Tu sai che il 10% del suo peso va di amaretti, quindi facciamo così, la diciamo semplice. Mezzo chilo di polpa di zucca, 50 grammi di amaretti, amaretti biscotti questi qua, vedi? Cosa fai con gli amaretti però? Non è che li puoi mettere tutti interi così nei tortelloni. Quindi io utilizzo la carta da forno perché è pratica, comoda, in odore, in sapore. Poi con un mattarellino, con un bicchiere, con quello che ti pare, insomma. Si tratta di sbriciolare i biscotti. Se rimane qualche briciolina più grossa è buona, perché quando è nel ripieno, se ti capita in bocca, è come quando nel panone ti viene il bel cioccolone. Allora, qua, zucca, biscotti amaretti, il doppio degli amaretti, quindi per 500 g di polpa, 100 g di parmigiano grattugiato. Io lo adopero ben stagionato perché mi piace che si senta che abbia un sapore. Poi ci metto il sale, cioè, ma la zucca è dolce, non ti interessa, tu metti il sale che ci serve. Deve essere buono perché il ripieno, ricordati, deve condire anche quella sfoglia, perché quando lo vai a mangiare non hai una boccata di ripieno, hai il ripieno con anche la sfoglia intorno. Noce moscata, anche qui stai generoso perché della roba che non sa di niente non si sa cosa farsene. Pepe. Allora, qui a seconda del gusto, ne metto un po', non tanto perché non mi piace che sia troppo piccante. Mescolo e il ripieno è fatto. Allora, in teoria, molto in teoria, ci vorrebbe un tuorlo d'uovo. Io mi rifiuto di trovarmi un albume di cui non so che fare, quindi se faccio un chilo di zucca
metto un uovo, se no non ci metto niente. Te fai come ti pare, ce lo vuoi mettere, ma ci vuole mezzo uovo a questo punto. Come fai a mettere mezzo uovo? Allora, siccome tanto non serve ai fini del sapore, non serve più di tanto, io se ne ho un chilo metto un uovo, se no non ci metto niente. Te fai come ti pare. Là. Vedi, è bello asciutto, dice devo asciugare, non devi fare niente, fa tutto da solo. Prendi una buona zucca, cuocila in forno e fa in corsa da per sé. Allora, adesso ci vuole per forza il mio amico tagliere. Allora, tiro fuori la sfoglia, che chiaramente qui ho tre uova di sfoglia per questo ripieno, sono più che sufficienti. Io l'ho impastata e la metto in una plastichetta trasparente, ma non perché ne abbia bisogno, perché se la lascio all'aria fa tutta la crosta e non la uso più. Bene, un po' di farina sul tagliere e la tiro. Spessore come da tortelloni. Vedi che la sfoglia deve essere uniforme, non troppo sottile, non vedi San Luca e neanche i baffi di Robby. Però deve essere uniforme, sennò te ne viene uno grosso, uno sottile, che dici non è per una questione estetica, è proprio perché quando li vai a cuocere uno è cotto e uno no, il nodo uno diventa duro e uno no, insomma cerca di farla uniforme, va bene? Là. Quando devi, prima di tagliare la sfoglia devi sempre far uscire l'aria, in questo modo, vedi, da sotto, altrimenti quando la tagli i quadretti si rimpiccioliscono. Quadretti, per modo di dire, dei bei quadrettoni. Tanto quello che hai di scarto nella sfoglia non è mai uno scarto, perché poi si tagliano i quadretti mal tagliati, insomma si fanno tante cose. Ecco qua. Vediamo se dobbiamo fare i rapezzi, li facciamo, però intanto ti faccio vedere come si fa. Allora, messo nel sac à poche il ripieno di zucca, vedi, fai così, prendi un sac à poche. Se non hai sac à poche puoi metterlo col cucchiaio, però onestamente è un po' più semplice fatto così. Non fare un buco troppo piccolo, che sennò vengono troppo vuoti. Il ripieno ci deve essere, se no la roba non sa di niente. Poi sono anche più belli sul piatto. Ne metti uno meno, due meno, metti quello che ti pare, ma devono essere saporiti. Siccome il sapore parte da dentro, mettiamone che serve. Adesso mi fermo così, dopo farò anche i rapezzi. Allora come si chiude? Prendo il più bello? È così, sempre il solito, punta con punta, chiudi bene 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 il ripieno dentro e vedi che rimane la pancia, piega piega e solo in punta qua, in modo che qui l'acqua possa passare e cuocere il tortello. Te lo faccio vedere come se lo stessi facendo qua con me, dalla tua parte, vedi? Questa è l'operazione più importante, chiudere bene i bordi, questa piega che però non schiacci, abbozzi solo, punta con punta in fondo, ben schiacciato perché cerchi di portarlo allo stesso spessore, qui e qui deve girare l'acqua, altrimenti non ti si cuociono. Allora, adesso li abbiamo fatti, tu puoi, hai due versioni. Se non li devi cucinare subito, li sbianchisci, ma tanto la tecnica è la stessa. E andiamo a buttare nell'acqua bollente salata. Acqua bollente salata. Meglio se bolle a cavalli, come si suol dire. Là. Adesso. Poi sbianchirli se non ti servono subito,
se no li lasci cuocere. Per cuocere impiegano non più di 3 minuti da quando li butti giù. Mettiamo questo così fa più in fretta. Nel frattempo ti faccio vedere come li condisco io oggi. Questi li puoi fare anche solo burro ormai, perché il suo sapore dentro c'è, burro e salvia dentro c'è, burro e grana. Però io una bella salsa saporita ce l'accompagno volentieri. E poi te la do, se non la vuoi adoperare non la do. Ecco. Allora, io qui ho messo una bella noce abbondante di burro e la metto con una foglia, due foglie di cipolla. La lascio intera perché così dopo la tolgo, sai? Non perché mi sono scordata. Burro nocciolino, tolgo la cipolla e metto il prosciutto. O hai della pancetta come, o dello speck, anche quello ci fa, però lo speck per me è già troppo montanaro, non è per me. Poi cosa faccio? Appena scaldato, senza che frigga, che faccio? Una tassina, basta una tassina solo, di vino bianco. Allora, senza bisogno di evaporare, di fare una tassina di passata di pomodoro, possibilmente buona, dato che ci sei, sai, io me la faccio, se no lo prendo da Nicola che la fa come la mia, uguale identica. Ecco qua. Prepariamo tutto perché l'abbiamo pagata tutta, eh? Adesso vuoi venire a vedere, questi cominciano ad arrivare a galla. Guarda, vuoi vedere? Da-da! Ci sono? Sì. La sfoglia, vedi, vuole giusta, bella sostenuta, perché altrimenti la zucca prevarica tutto il resto, perché zucca che dolciastra, amaretti che sono dolci. Là. Qui ci vuole un pochino, mica tanto, un pochino della sua acqua di cottura. Lascio tirare, ma poco, perché lo sai che la pasta fresca non si deve tirare. Ciao amici, questo è un ottimo piatto, e zucca volevate e zucca sia. Ciao.